Benvenuti a tutti, io sono Rick Errol e io sono Monica Murani e noi vogliamo augurare a tutti un felice anno nuovo. Sì, questo è il primo programma del 2021. Che anno è stato il 2020? Io non voglio nemmeno pensarci. Noi stiamo ancora parlando a proposito del Covid, che ci possiamo credere o meno, ma io so dentro di me che ci sarà una fine. E quindi ci saranno dei problemi, è chiaro, ma i lockdown e tutte queste cose arriveranno a una conclusione. Questa è la mia verità. E Kion ha creato una frase nel 2019 e la frase era che a proposito dell'anno che sarebbe arrivato, il 2020, Kion ha detto che quello sarebbe stato l'anno del cambiamento e certamente lo è stato. E il fatto stesso è che noi siamo qui e stiamo augurandovi questo buon anno in questo ambiente, in questo studio di registrazione, proprio a causa del Covid, a causa del lockdown. E quindi sì, 2020 è stato davvero un anno difficile, ma comunque le cose stanno cambiando in quello che Kion ha detto, ha chiamato il nuovo normale. Io penso che Kion ha parlato di questo per alcuni anni, parlando a proposito di queste cose, e che noi avremmo visto qualcosa che non ci aspettavamo, ed è stato così. Ora, questo appuntamento è chiamato il mercoledì della guarigione, del cerchio dei dodici. E fatemi dire che questo è l'evento una volta al mese, che è gratuito. Quindi ecco, ci sono coloro che lo stanno guardando su YouTube, ma ci sono anche gli iscritti al cerchio dei dodici, che vedono una cosa simile ogni settimana del mese e dell'anno. No, perché noi lo faremo per tutto l'anno, almeno, ma anche di più, e posso dire che è stato davvero ben accolto e noi portiamo guaritori ogni settimana, forse che non conoscevate, e oggi ne abbiamo uno davvero molto bravo, davvero un pioniere, e ne parleremo in un momento. Quindi grazie anche per coloro che sono qui per la prima volta, che si trovano qui a guardare. Fatemi parlare di qualcosa che menziono sempre, che riguardano le difficoltà dello streaming dal vivo. Noi stiamo facendo uno streaming anche su YouTube, ma anche agli iscritti, e alcune volte internet cambia, ad esempio nella mia casa cambia da giorno a giorno, e quindi non importa quanto io pago per il mio servizio, alcune volte è buono, alcune volte non così tanto. Spesso dipende da quante persone lo stanno usando. Quindi questo può essere un'esperienza frustrante perché si ferma, ad esempio l'audio non va. Questo non è come è stato pensato. Noi abbiamo dei messaggi potenti, canalizzazioni, cerchio dei dodici e un insegnante meraviglioso oggi, quindi fate che non siate frustrati. Quindi se non è di vostra soddisfazione, spegnete, perché avete una registrazione e coloro che sono su YouTube troveranno una libreria, un gruppo con tutti i mercoledì gratuiti, in modo tale potete rivederli. E la registrazione non è così difficile da poter visualizzare come invece lo streaming, quindi coloro anche che sono iscritti hanno la registrazione entro un'ora e mezza. E non solo questa registrazione, ma anche tutti i programmi che abbiamo fatto, in modo tale che potete vederle più volte. Questo è quello che volevo dire a proposito di internet, in modo che voi comprendiate quello che stiamo facendo. Il format per il programma è che di solito salutiamo, parliamo di internet e poi parliamo di cose profonde o divertenti che abbiamo fatto o che ci sono accadute. Poi abbiamo una canalizzazione di Kion, poi abbiamo l'intervista col guaritore, poi una pausa e poi torniamo per il cerchio dei 12. Ma in futuro ci sarà qualche differenza. Sì, è davvero emozionante, è emozionante perché noi amiamo ascoltare le esperienze degli altri e quindi quello che abbiamo parlato io e lì, e che iniziamo a rispondere alle domande che i nostri iscritti hanno rivolti a Kion. E quindi non parleremo solo delle nostre esperienze, ma parleremo a voi di quello che avete da chiedere a Kion. Questo arriverà nel futuro. Quindi non solo fare domande a Kion, ma anche domande a proposito di quello che Kion ha detto sulle cose. E Monica ha una grande memoria su questo e mi aiuta nel caso io non le ricordo. E noi
noi andremo a rispondere alle domande con l'aiuto di Monica e poi ci saranno delle domande che rivolgete a Kion e lui risponderà. E questa è una cosa nuova, non chiedetemi quando inizieremo, ma sarà presto. Ma oggi vorremmo parlare di qualcosa di profondo che è accaduto sul pianeta ed è stato nel 2010. Ed è stato il recupero e il salvataggio dei 33 minatori in Cile. E la ragione per la quale vogliamo parlarvi di questo è perché noi siamo stati toccati personalmente, coinvolti, perché noi eravamo in Cile in quel momento, al momento del salvataggio. E siamo stati proprio ipnotizzati nel guardare lo sviluppo dell'evento man mano che i minatori venivano salvati. E a causa di questo grandissimo evento, noi abbiamo deciso di andare a visitare il sito di questo salvataggio, sia nel 2012 che è nel 2013. So che lì ha tanto da condividere, quindi passerò la parola a Lee, perché amo ascoltarlo mentre parlo di questo e condivide con noi. Fino ad oggi è davvero molto emozionante per me, una cosa forse delle più speciali che posso ricordare. Innanzitutto, torniamo al 2010, eravamo in Cile e noi eravamo lì quando l'ultimo minatore uscì dal terreno e in quel momento c'erano persone nella strada, si abbracciavano, festeggiavano, era come la fine di una guerra, è così che l'ho sentito. Ho chiesto al mio amico Jorge e ho chiesto a lui: ma c'è mai stato qualcosa del genere? Mai visto qualcosa del genere in passato? E lui disse: solo una volta, quando abbiamo vinto la Coppa Mondiale di Calcio, quindi è sport. E questo è stato davvero meraviglioso e speciale, ma è stato anche più di speciale perché noi abbiamo iniziato a vedere anche alcuni dei numeri. E questo è il motivo per cui siamo tornati poi a visitare l'area. Noi studiamo il significato dei numeri, è un po' come Pitagora, la numerologia. E quindi i numeri significano qualcosa. E uno dei numeri, che forse è uno dei più, posso dire, con significato, è un numero con la doppia cifra uguale, che è il 33. Se guardate la numerologia, è la numerologia tibetana, significa la compassione di Cristo. E non ci può essere qualcosa di più compassionevole di questo. E quello che ha mosso il nostro interesse anche in quel momento è quando abbiamo iniziato a vedere i 33 che accadevano. Ne puoi raccontare un paio? Ci sono stati tanti 33 in tutto l'evento. Il primo è chiaramente che erano 33 minatori che erano sottoterra, ma poi abbiamo avuto 3 differenti gruppi di scavo con 3 piani diversi per recuperare e salvare i minatori. E il miracolo più stupefacente è avvenuto quando loro stavano scavando e quando hanno ritirato la scavatrice hanno trovato un foglietto che era stato attaccato alla fine della scavatrice stessa. Cioè, sì, perché quando alla fine hanno raggiunto la camera, ed era davvero difficile pensare di poterlo raggiungere, c'è una probabilità molto bassa perché davvero molto in profondità, e uno è stupito dal fatto che ci sono riusciti. E poi hanno trovato nel biglietto: noi stiamo tutti bene, tutti noi 33. E il numero dei caratteri, degli spazi che erano in questo messaggio è 1:33. E anche la numerologia della data di quando è stato scoperto questo foglietto, questo biglietto, era 1:33. E anche la settimana in cui questo è accaduto era la 33esima settimana dell'anno. Quindi in tutto questo evento ci sono stati così tanti segnali e indicazioni del 33, che quello sarebbe stato il numero, e che rappresenta la compassione. Ed è per questo che io sono così emozionata, perché è stato il primo evento globale, perché più persone hanno visto questo recupero, questo salvataggio, più di quelli che hanno visto l'atterraggio sulla Luna. Quindi è stato un evento globale. Ed è uno che celebra la gioia, il salvataggio, la compassione. E altri eventi che hanno sincronizzato l'umanità sono stati tragici, come l'11 settembre e la morte della principessa Diana. Ma qui abbiamo, ecco, un evento compassionevole e gioioso che ha sincronizzato l'intero globo. Ecco perché sono così appassionata di questo. Continua la storia lì. Quando siamo andati all'esperienza con la Kundalini,
La prima è stata nel 2012, sì. E una delle cose che ho voluto fare è tornare a quel luogo. E nel deserto dell'Atacama non è un luogo che uno vuole visitare, non è semplice arrivarci, bisogna volare in modo specifico al piccolo aeroporto che è lì e devi anche guidare per una certa distanza. E poi si arriva in un luogo in cui c'è il deserto, non c'è nulla di interessante lì. Ma io volevo vedere il luogo dove era accaduto e abbiamo avuto il permesso di andare lì. E le miniere non erano aperte, penso che siano ancora adesso chiuse perché non sono sicure, ma sono ancora lì. E quindi abbiamo avuto il permesso di andare e quindi ecco ci sono le persone che erano lì in custodia che hanno aperto l'ingresso, noi siamo entrati col pullman e ci siamo incontrati lì al luogo in cui dove erano emersi al terreno. Abbiamo fatto una meditazione, vi mostrerò anche una fotografia di quello e questo è nel 2012. E guardate bene perché c'è questa lastra di cemento che copre il buco dove sono usciti e c'è una piccola bandiera del Cile e basta, questo è tutto. Però l'abbiamo visto, abbiamo anche visto un piccolo monumento dove vi è la scritta che praticamente sono stati salvati e ce ne siamo andati, ma prima che ci fossimo andati io ho menzionato una delle persone che erano lì e che io penso che è uno dei custodi o forse di più, non lo so. E io ho fatto qualcosa di un po' stupido, ho parlato come un americano, e significa questo, noi pensiamo le cose in maniera differente, perché io forse ero un po' fuori luogo, ma io ho detto, voi siete in un luogo che è davvero importante per il Cile, e ho detto, vi siete resi conto che tutti gli occhi erano su di voi nel 2010, io sono venuto qui, ma appena c'è una bandierina non c'è nulla, e come americano io dico che avreste dovuto avere alcuni dei minatori qui per dare il benvenuto alle persone, avere persino un negozio di souvenir, un po' come Disneyland. E poi quando ho finito di dire, forse ho pensato, forse non avrei dovuto dire questo. Ma nel 2013 sono voluto tornare. In realtà non ero proprio sicuro se sarei voluto tornare lì. Ma poi dopo il nostro organizzatore ha detto torneremo. Ho detto ok, è buono perché nuove persone fanno questa esperienza che noi abbiamo fatto l'anno scorso. Ma aspettate, non è assolutamente quello che è accaduto. Voglio mostrarvi delle immagini del luogo, che è lo stesso luogo dove siamo stati in precedenza. E vedete che c'è stato questo grande 3 che è stato costruito, che è il numero delle scavatrici che hanno scavato per salvare queste persone. Poi qui c'è una grande immagine, c'è anche questa grande bandiera del Cile, ma non solo. Vedete anche queste 33 bandiere. E poi sembra quasi che abbiano preso il mio suggerimento, forse non solo il mio, ma forse altri che sono venuti. E hanno fatto anche un negozio di souvenir. E vedete questi copricapi gialli dei minatori, loro ci hanno accolto con questi, ma non è stata questa la cosa più grande. Forse hanno sentito che in qualche maniera eravamo stati responsabili per aver fatto riflettere su questa cosa. Ecco che ho ricevuto l'onore della mia vita, posso dire. 4 dei minatori originali erano lì per darci il benvenuto. Noi siamo stati il primo gruppo ad essere accolti dai minatori in quel luogo e abbiamo vissuto in maniera molto forte quell'esperienza e ognuna delle persone nel nostro gruppo sarebbe in grado di descrivervi quello specifico giorno di quando abbiamo incontrato i minatori. E in quella foto che lì ha che vi mostriamo ci sono i numeri dei minatori e anche la numerologia di questi è davvero meraviglioso. Noi abbiamo incontrato il nono minatore, il 9 completamente, poi anche il 18esimo, 1 più 8 è 9 completamente, e poi dopo abbiamo altri due uomini qui che sono l'11 e il 33. Non è straordinario? E poi sono venuti qui per incontrarci e quindi a un qualche livello sono stato parte di un evento mondiale e anche tutti coloro che erano con noi, abbiamo tante persone che erano con noi, ma forse nemmeno tutti avevano capito la profondità di quello che stava accadendo in quel momento, assolutamente. E solo sentire le storie personali di quelle che hanno sperimentato questi uomini sottoterra è stato così toccante
che davvero hanno anche mosso domande da parte nostra che avevamo in questo gruppo. C'è anche un film con Tony Banderas a proposito dell'evento, e forse sono una o due cose che sono corrette, ma quasi tutto è Hollywood. E anche i minatori ce l'hanno detto, hanno detto questo, ma sono state cose profonde sono accadute lì. Voi sapete, quando un gruppo di uomini sono pronti per incontrare il creatore, e quindi c'è la possibilità di non essere salvati, accadono delle cose interessanti. Ci sono diversi livelli di maturità, di spiritualità, la maggioranza degli uomini era cattolica, e erano, davvero stavano vedendo angeli e luci. E in ogni caso, noi abbiamo ascoltato delle storie meravigliose. Eh sì, purtroppo abbiamo finito il tempo, anche se avremmo voluto condividere di più a proposito di questa meravigliosa esperienza, ma è tempo adesso di una breve meditazione e poi della canalizzazione di Kion. E quindi vi chiediamo di prendervi un momento e permettete a voi stessi di entrare in uno spazio di quiete. Rilassate tutte le tensioni che sono nel vostro corpo. Rilassate il vostro viso, le spalle, rilassate le braccia e le mani, rilassate le gambe, rilassate le ginocchia, le caviglie, i piedi. E sentite la connessione con l'energia della terra che è sotto di voi e permettete a voi stessi di sentire un abbraccio caldo da tutti coloro che stanno condividendo questa esperienza con voi. E inviamo un'onda di abbracci amorevoli a tutti coloro che sono riuniti. E prepariamoci per il primo messaggio canalizzato da Kryon per il mercoledì della guarigione del 2021. Saluti miei cari, io sono Kryon del servizio magnetico. L'ho già detto in precedenza, ci sono tanti che chiedono se quelli che sono dall'altra parte del velo, che io rappresento, siano davvero consapevoli di ciò che l'umanità stia attraversando. La risposta è che sì, lo sono molto di più di quanto possiate pensare, perché voi ci avete separati completamente. Ci avete resi qualcosa che si trova nei cieli, mentre voi siete in basso. Avete spesso messo una barriera, un muro, tra la sorgente creatrice e voi stessi. Potete vedere chiaramente queste barriere quando osservate i protocolli dei diversi gruppi spirituali e religioni che si trovano sul pianeta. C'è tanta adorazione, inginocchiamenti verso ciò che considerate così sacro, ma non includete anche voi stessi in questo. Cari miei, lo abbiamo già detto, voi siete una parte del Creatore e questa è la verità. Forse è la verità più ampia di cui vi abbiamo mai parlato e ne abbiamo parlato per 30 anni. Non c'è separazione. Siamo molto consapevoli di ciò che state attraversando perché noi lo stiamo attraversando insieme a voi. Infatti, non siete mai soli. Infatti, siete teneramente amati. Infatti, c'è qualcosa tra di noi che è molto di più di una semplice relazione. Dentro di voi, a livello cellulare, si può dire anche che negli aspetti più piccoli e importanti di voi stessi, anche a livello del DNA e anche a livello ancora più piccolo, ci sono aspetti multidimensionali del Creatore stesso, fatti a sua immagine. L'avete già sentito? È l'immagine dell'amore. Tutti voi siete l'immagine dell'amore.
Oggi vorrei parlare della prima di quattro cose di cui parlerò questo mese. Sarà la serie di questo mese e la chiamerò I quattro volti della paura. E subito ci sarà chi, tra coloro che stanno ascoltando questa trasmissione, che dirà: aspetta un attimo, io non sono iscritto al Cerchio dei Dodici, quindi sarò escluso dagli altri messaggi? No, non è così. Ascolta bene. Anni fa ho detto al mio partner che ogni singola canalizzazione che faccio deve essere gratuita e che si doveva trovare un metodo per renderle gratuite per il mondo, più canalizzazioni possibili, più canalizzazioni tra quelle registrate dovevano essere distribuite. Ed è così. C'è infatti un luogo sul sito del mio partner in cui potete andare e ascoltare tutto quello che abbiamo canalizzato. C'è una canalizzazione per ogni mercoledì di guarigione e con il tempo saranno messe tutte in quel posto e voi le potrete vedere. Quindi non sentitevi esclusi se presento la parte 1 di 4, e se lo scegliete potrete ascoltarle tutte e quattro. L'argomento sono i quattro volti della paura. Utilizzo la parola volti perché è ciò a cui voi guardate. Non ho detto attributi perché la parola volti dà più enfasi. È un volto. Cosa sapete su un volto? Cari miei, tutto è una metafora. Devo dirvelo di nuovo? Nelle canalizzazioni, nei messaggi e anche nella lingua in cui li state ascoltando, queste sono metafore. Dico tante cose che sembrano strane finché non ne comprendete la metafora. Cosa sapete su un volto? Prima di tutto, voi riconoscete se un volto può essere amichevole o no. Ogni volto è mutevole. Si può ridere, si può corrucciare. I quattro volti della paura. Ora, perché voglio parlare della paura quando ci troviamo in una modalità di guarigione qui e l'argomento generale della giornata è la guarigione? Perché voglio parlare della paura? Sembra essere l'opposto della guarigione. E quindi nuovamente vi dirò che per tutti questi anni noi abbiamo detto queste cose e adesso siamo giunti all'apice. Siamo arrivati al punto, al focus, e questa è la dichiarazione. Voi dovete riascoltarlo di nuovo. L'opposto della guarigione è la paura. Se siete spaventati, cari miei, nulla di quello che verrà presentato in questi programmi potrà davvero eludere questa paura. Questo è il volto che voi avete scelto per voi stessi. Questo volto in particolare, cari miei, è un volto che interromperà quasi tutto ciò che noi possiamo darvi. Non riusciamo a superare questa paura. Voi non riuscite a superarla perché ferma tutto. Cryon, stai davvero dicendo che esiste una barriera? Anche se abbiamo una buona salute, una buona nutrizione, tutte queste cose? Sì. È ciò che vi sto dicendo. Perché la vera guarigione viene fatta con la coscienza, non con oggetti o cose, non con rimedi sintetizzati. Riguarda l'accordo della vostra coscienza con ciò che state facendo, in modo da poter inviare al vostro corpo messaggi di speranza, gioia, compassione, guarigione. E se siete spaventati, tutto si ferma a quel muro chiamato paura. Quattro volti. Voglio parlare del primo. È quello tridimensionale, quello che riguarda la dualità, ed è quello di base. E ci sarà chi dirà che questo non potrà essere cambiato. Oh sì che può. La sopravvivenza. Voi siete nati con le paure che accompagnano la sopravvivenza, che nascono istintivamente. La paura del buio, la paura di essere mangiati,
Potreste dire no, non abbiamo paura di essere mangiati. Davvero? Perché questa paura parte dall'antichità, dalla paura di essere divorati dalla tigre del Bengala. E arriva fino alla paura di essere divorati dai vostri pari, dalle situazioni, da quelli intorno a voi, dai rivali. Vedete dove sto arrivando? È la paura di essere divorati da ciò che non potete controllare. C'è di più. C'è la paura che non sopravviverete perché non siete bravi abbastanza. Questi sono gli istinti basilari della sopravvivenza, si può dire. Uno psicologo direbbe che è corretto, voi nascete con questo e ogni madre lo sa. Quanto ci mettete a comprendere che in vostro figlio, che amate così tanto, ci sono tutte le cose che non gli avete mai insegnato? C'è la gelosia, la rabbia, la competizione, l'avidità e tutti questi istinti rudimentali. L'immaturità, non c'è ancora eleganza, è tutto lì. E voi non gli avete insegnato nulla di tutto questo, non li avete spinti in questo stato. Semplicemente sono arrivati con questo pacchetto, vero? Quindi sapete che ho ragione. E adesso quello di cui voglio parlare sono le soluzioni. Prima di tutto, un'affermazione. Anche se queste cose sono istintive e voi arrivate con queste, sono programmi, è tutto ciò che sono, chiamateli engrammi se volete, sono impressi nella vostra psiche e non sono congeniti. E c'è una differenza, non c'è tanto che congenito, eccetto come funziona il vostro corpo. Tutto il resto, specialmente la coscienza, è un programma. Voi arrivate con il retaggio dell'energia del pianeta che prevale su di voi. Tutto quello che è accaduto da millenni di coscienza alta o bassa nella dualità è impresso su di voi e voi arrivate qui spaventati. Questo è un programma e come avete sentito in tutte queste trasmissioni, tutte le cose possono essere riscritte e quindi questo può essere riscritto. È interessante il motivo per cui questo si mostra nel modo in cui fa. È come quello che vedete quando mettete l'olio nell'acqua. Se mettete un po' d'olio in un bicchiere d'acqua, l'olio rimane in superficie. Questo bicchiere d'acqua rappresenta una metafora della vostra coscienza quando arrivate sul pianeta e poi c'è l'olio che rappresenta tutte le cose negative che rimangono in superficie, ma è solo una frazione di quel fluido, della maestosità, della gioia, della compassione che c'è sotto quell'olio che galleggia in superficie. Dovete attraversare quell'olio, dovete tirarlo via. Ma galleggia in superficie ed è la prima cosa che sperimentate e dovete superarla. Voglio raccontarvi una storia. È la storia di un bambino. È la storia di una bambina a cui non daremo un nome. Voglio raccontarvi quello che lei ha vissuto e quello che ha fatto. Diciamo che sia una bambina saggia. Si può dire che lei abbia capito da sola come funzionano le cose. Ci fu una notte, dopo che era andata a dormire, che per qualche motivo si risvegliò nel cuore della notte e guardandosi intorno ha avuto i brividi perché sulla sedia che era nella sua stanza c'era un'orribile creatura. Poteva vedere quasi ogni sfumatura del suo volto, del suo corpo, e stava lì che la fissava, non si muoveva. Era così spaventata del buio e di quello che c'era nel buio e di tutte le sue paure istintive. La madre entrò nella stanza perché la sentì lamentarsi, accese la luce. E la bambina comprese che il mostro non era altro che un ammasso di panni usati che aveva messo sulla sedia, che la sua immaginazione e le sue paure avevano creato tutte quelle cose di cui era certa, cose che potevano saltare fuori dalla sedia o peggio. Tutte quelle cose lei comprese che erano lì. Quando la madre accese la luce, è interessante
come il mostro ritornò nella sua mente e lei comprese che era qualcosa che sarebbe accaduto ripetutamente. Era impossibile per lei riscrivere questo perché era istintivo. E quello che fece, voglio che ascoltiate attentamente. Lei creò un angelo, che fosse un ammasso di panni o qualcosa appeso alla porta, rimpiazzò tutto quello che c'era nel buio. E quando andava a dormire spegneva la luce, lo guardava e diceva «Caro angelo», e gli dava un nome. «Fa che nulla di inappropriato si presenti a me stanotte, né nei miei sogni né nella mia stanza, perché io sono protetta». Che bambina saggia! E voi? Questa era una metafora e riguardava una bambina. E voi? Voi adesso siete in grado di creare qualcosa che dice «Io sono magnifico» e non c'è nulla che possa arrivare, che possa essere più potente della mia magnificenza. Nulla di ciò che è arrivato con me alla mia nascita, che chiamerò paure, oscurità, le fobie, sono tutte riscrivibili e io le riscriverò perché la mia magnificenza risplenderà su qualunque cosa oscura. Questo funziona? Oh sì. Proprio come ha funzionato così bene per la bambina, perché siete voi che create voi, riscrivendo le cose inappropriate con cui siete arrivati, che non riflettono per niente voi e la vostra magnificenza. Questo è solo l'inizio di ciò che potete fare. Mentre descriverò le altre tre paure, troverete soluzioni simili per ciascuna di esse, ma esse sono tutte sotto il vostro controllo. Questo è l'essere umano magnifico che io conosco. E così è. E fate un profondo respiro. Espirate attraverso il naso. Espirate attraverso la bocca. Mentre assimilate i bellissimi messaggi che abbiamo appena ascoltato, date a voi stessi il tempo di ritornare nel vostro corpo, in questa stanza, e vogliamo che siate davvero consapevoli e vigili per la prossima parte del programma, perché io e Lee siamo davvero emozionati, oltre ogni immaginazione, per il fatto che abbiamo il dottor Norman Shealy oggi con noi. Io sto saltando sulla sedia, anch'io. E quando per la prima volta ho sentito che avevamo lui nel nostro programma, ho pensato che stavamo guardando proprio all'inizio di tutto quello che stiamo vedendo oggi e che stiamo insegnando. Esattamente. E vediamo se Norm è online con noi. Sì, sono qui. Bene. Ecco, diciamo qualcosa a proposito di Norman. Se ne avete mai sentito parlare del dottor Norm, lui è il presidente della Shealy Sorin Wellness and Olos Energy Medicine Education. Lui ha creato il concetto di medicina olistica nel 1971. E se pensate, questo significa che lui era già attivo negli anni 60 o anche prima, proprio per poi arrivare a quella data ad essere capace di introdurre questo concetto. E questo concetto di medicina olistica è stato anche un preludio alla stimolazione della colonna vertebrale e ai TENS. TENS è un acronimo e significa stimolazione nervosa elettrica transcutanea ed è anche editore di un giornale della Comprehensive Integrated Medicine. È anche fondatore e presidente della American Holistic Medical Association e ha 14 brevetti nella medicina energetica, ma forse ne sono ancora
ne sono di più adesso, e ha pubblicato 36 libri e 350 articoli. Ha introdotto diverse innovazioni come l'agopuntura elettrica della colonna vertebrale, ma anche la stimolazione elettrica del sistema nervoso, stiamo parlando del TENS che abbiamo detto prima, ma anche pratiche di ringiovanimento dei telomeri. Questo è molto interessante per me, sì, lo farei tutti i giorni. E lui è anche responsabile, state pronti perché questa è una lista molto ampia, dell'agopuntura transcutanea che ringiovanisce i telomeri, anche il chakra sweep gamma PEMF che riguarda proprio la riduzione dello stress e anche la dipendenza da oppioidi, Sapphire Enhanced Scalar che è una riduzione grandissima nello stress. E anche un'altra cosa per la quale tutti possono essere stupiti è la Biogenics Retraining del sistema nervoso. Retraining significa rieducazione del sistema nervoso, su quale ha basato la sua dottorato in psicologia umana. Il suo lavoro include anche una gestione olistica del dolore, della depressione, dell'ansia e delle malattie croniche. E l'ultimo libro è Conversazioni con G, e G è l'iniziale della parola Dio in inglese, e lui è attivo nel campo della medicina, dell'olismo, dell'innovazione e tanti aspetti scientifici e umanitari. E davvero io vorrei passare le prossime 5 ore con Norm invece di 30 minuti, lo so, ma noi siamo qui e quello che vogliamo fare è giusto dare una piattaforma sulla quale parlare, ma noi siamo davvero interessati, come molti, ai telomeri nei quali tu sei specializzato. Bellissimo. In modo molto interessante, io sono sempre stato nella salute, ma io sono cresciuto in una famiglia media e mio padre era un macellaio e non c'erano medici nella famiglia, ma io a 4 anni ho detto che io diventerò un dottore e a 16 anni sapevo che io sarei diventato un chirurgo. E nella scuola di medicina, nel primo anno, il mio corso favorito era proprio l'anatomia del cervello. Gli altri pensavano che fosse noioso, ma invece lo trovavo fantastico. E poi questo mi ha portato a lavorare in questo primo anno della scuola medica ad un progetto sulla fisiologia elettrica del sistema nervoso, che è stato sul quale anche ho scritto la mia prima pubblicazione. E l'ho studiato negli animali e ho visto che è molto simile anche nelle persone, da dove appunto arriva la rabbia. Questo mi ha anche portato poi agli studi neurochirurgici e anche al fine di comprendere meglio quello che stiamo facendo, perché in quel momento c'era la pratica di recidere i nervi per controllare il dolore, ma quando ho finito quindi quel percorso mi sono detto dobbiamo liberarci di queste cose barbariche e quindi sono giunto a studiare le stimolazioni della spina dorsale in modo diverso. E la cosa interessante è quando ho presentato questo ai neurochirurghi, è stato fatto su 6 pazienti e questo funzionò. Tutti coloro che erano nella stanza volevano imparare questa procedura. E alla fine ho ricevuto 400 persone all'anno che per poter ricevere questo tipo di trattamento. Ma 5 persone su 7 non avevano un esito positivo dell'operazione. Quindi si crea questa situazione terribile e nel 1971 mi sono detto dobbiamo trovare il modo di curare queste persone senza farle peggiorare. E quindi ecco che davvero sono poi uscito fuori dalla scatola. Nel 1972 ho studiato l'orthogenic training, che è una tecnica che è stata sviluppata nel 1920 da uno psichiatra tedesco e mi sono reso conto di quanto fosse potente quando l'ho applicata ai miei pazienti cronici, che riguarda questa tecnica proprio il riaddestrare, rieducare il cervello. E questo mi ha spinto quindi a studiare la psicologia, che ho fatto per 3 anni successivi, e sono quindi giunto poi alla biogenics, che è l'origine della vita, e ho osservato che già dall'età di 18 anni le persone rimangono bloccate nel modo in cui credono e reagiscono alla vita. E
Ma sfortunatamente la grande maggioranza degli americani hanno delle cattive abitudini. E infatti poi ho scritto degli articoli all'inizio del 2000 che proprio riguardano la morte prematura. Gli americani morivano mediamente a 68-69 anni. E questo è dovuto alla mancanza di alcune delle abitudini essenziali. E la causa primaria di morte oggi è l'obesità. Il 72% degli americani sono in sovrappeso e il 36% sono obesi. E significa che hai 18 kg superiori a quello che è il peso ideale. Allo stesso tempo che stavo imparando tutte queste cose, ho appreso che il cambiamento chimico che avviene e che quindi modifica anche l'invecchiamento è un basso livello di DHEA, che è il deindroepiandrosterone, che è al suo massimo durante l'adolescenza, ma già all'età di 40 anni, 50 anni, nella maggioranza delle persone, questo viene perso. E quindi la persona media ha circa il 10% meno di quello che avevano a 25 anni, ad esempio. Quindi la prima ricerca nell'ingiovanimento, negli anni 90, ha avuto proprio a che fare con l'ingiovanimento del DEA e di come si potesse fare. E nel 1995 abbiamo iniziato a studiare questo concetto di usare frequenze molto alte usandole su punti dell'acupuntura. E questo arrivano fino a 78 miliardi di cicli per secondo, mentre le TENS normalmente arrivano da 1 a 100 cicli per secondo. E questo invece è 78 miliardi di cicli per secondo. Quindi abbiamo sviluppato questa tecnica e ho iniziato ad applicarla e allo stesso tempo ho iniziato a ricevere informazioni sugli anelli, l'anello del fuoco, l'anello della terra, dell'acqua, dell'aria, del cristallo, che sono molto specifici nella nostra risposta biochimica ad essi. Il fuoco innalza la DEA, l'aria innalza l'ossitocina, l'acqua normalizza l'aldosterone, che è un altro ormone, e si può avere sia troppo alto o troppo basso, quindi in tutti e due i casi sono dei problemi. Poi l'anello della terra aumenta la calcitonina, che è un ormone importantissimo per le ossa e quindi tiene lontana l'osteoporosi, ma è anche importante per il dolore. E poi infine l'anello dei cristalli diminuisce i radicali liberi fino all'80%. Ed è enorme, non c'è nient'altro che noi conosciamo che può abbassare i radicali liberi dell'80%. Quindi, quando ho avuto quest'ultima parte dell'informazione che mi è arrivata nel 2005, ho detto bene, se noi possiamo semplicemente avere il DEA alto, la calcitonina e abbassare i radicali liberi, è sì che noi possiamo ringiovanire il corpo. Ed è così che ho iniziato a lavorare con i telomeri. I telomeri sono una parte del nostro DNA, la parte esterna, che in una persona normalmente in salute viene perso l'1% ogni anno di vita. Quindi in media la persona media nasce con 100 anni di vita, ma a causa delle nostre cattive abitudini praticamente si perdono degli anni, perché i telomeri si accorciano prima. Quindi noi abbiamo stimolato con queste alte frequenze i punti di agopuntura che riguardano gli anelli di fuoco, terra e cristallo. E si è visto che rigenera questi telomeri del 3,4%. Praticamente stiamo dicendo che stai guadagnando degli anni di vita ogni volta che fai un trattamento. Quindi ho pensato, se possiamo mettere questo in un materassino, che è molto semplice,
all'interno del quale al centro mettiamo un qualcosa che produce questo tipo di cicli per secondo. Una sola ora rimanendo sdraiati su questo materassino va a allungare i telomeri di una percentuale del 3,5. E lo abbiamo perfezionato con quasi 50 persone. Poi nel 2011 mi sono detto: ci vuole troppo tempo, le persone non vogliono perdere tutto questo tempo. E ho pensato che forse se avremmo utilizzato degli oli essenziali specifici, perché io mi è arrivata questa idea, io la chiamo, l'ho scaricata, l'ho ricevuta, e queste idee che mi sono arrivate riguardavano l'anello del fuoco. Quindi ho creato improvvisamente questa combinazione di 8 differenti oli essenziali che si vanno a mettere sui punti di acupuntura, e con 30 secondi mettendo questi oli essenziali si ha un innalzamento del livello del DEA. E ho avuto anche un misto di questi oli essenziali similari per i vari anelli, tutti funzionavano, e quindi abbiamo applicato gli oli essenziali per il fuoco, la terra e i cristalli, e con questi si va a ringiovanire i telomeri, come se facessimo l'elettrostimolazione, ma ci mette meno tempo. Quindi tutti questi ormoni sono coinvolti nel ringiovanimento dei telomeri. Quindi ho fatto questo in tutti questi anni. E circa un anno e mezzo fa un'azienda chiamata LifeWave mi ha chiamato e mi ha chiesto se vi era la possibilità di usare questi oli dentro questi piccoli cerotti dove già loro mettevano gli aminoacidi per stimolare questi punti di acupuntura. Quindi abbiamo fatto uno studio su 15 persone, abbiamo messo questi cerotti su specifici punti di acupuntura e 6 mesi dopo abbiamo visto che i telomeri erano ricresciuti dell'8%, che è tanto, ma poi abbiamo finito questo e abbiamo iniziato poi un altro studio con 60 persone, ma in questo gruppo 15 prendevano solamente un placebo. Ed è molto interessante perché nessuno praticamente ha avuto un aumento dei telomeri in 6 mesi. Infatti, le persone che prendevano il placebo avevano addirittura ridotto la lunghezza dei telomeri. Questo mi ha indicato che quello che io chiamo l'epidemia della stupidità che sta accadendo, che forse questo è la reazione a questa, la paura, in tutto il mondo e soprattutto in questa nazione. Questa paura e quest'ansia stanno causando più problemi di quelli che noi possiamo superare con tutto quello che conosciamo. E poi quindi ho fatto un altro esperimento e in questi cerotti abbiamo incluso la benedizione dei cristalli oltre quelli precedenti, e questi riducono i radicali liberi, perché probabilmente queste persone hanno un aumento di infiammazione e di aumento dei radicali liberi, e quindi stiamo vedendo se riusciamo a superare i problemi creati da questa epidemia della stupidità e vedremo se funzionerà. Comunque la cosa importante è che il 97% delle persone mancano di un'abitudine di salute, del benessere. E possiamo vedere che proprio
una delle cause maggiori di morte è proprio avere questo indice della massa corporea elevato, che indica l'obesità. E quindi solamente una piccola percentuale di persone hanno un indice corporeo normale. Poi vedi l'alimentazione. Bisogna mangiare 5 o più, molto probabilmente 10 o più, porzioni di vegetali e frutta al giorno. Ma il ketchup e le patatine non sono considerate dei vegetali. Hai appena rovinato la sua dieta. Non stiamo scherzando. E quindi chiaramente poi esercizio, un minimo di 30 minuti per 5 giorni a settimana. E solo il 10% degli americani fa questo. E dormire 7 o 8 ore ogni notte. E di nuovo, anche qui ci sono almeno 45-50% delle persone che dormono meno di 7 ore ogni notte. E una persona che dorme 6 ore o meno al giorno funziona a un livello di come uno che è leggermente ubriaco. E quindi anche questo poi porta anche all'utilizzo di farmaci ed alcolici. E se le persone iniziassero ad avere delle buone abitudini, l'aspettativa di vita si innalzerebbe fino a 100 anni. E i costi per la sanità scenderebbero del 70%. I costi della sanità per le spese mediche. E pur continuando ad applicare le frequenze nei punti di acupuntura, con la tecnica delle Juva Matrix, io sto anche continuando a ricercare nuovi modi per ingiovanire i telomeri. Ma la cosa principale è prendersi cura di sé. E noi abbiamo quindi questa prima responsabilità di prenderci cura di noi stessi, e solo dopo, come secondo, prenderci cura degli altri. E dal mio punto di vista, la persona che ha fatto questo è importante come me. E io potrei essere annoiato nel cercare di capire come ha fatto a far questo, ma l'insegnare alle persone, aiutare le persone, educare le persone, guidarle, dell'essere in salute, è stata una gioia lunga tutta la vita per me. E quindi voglio anche dire che potete prevenire gli effetti dell'invecchiamento. E io ad esempio faccio esercizio 2 ore al giorno, tutti i giorni. Io amo muovermi, ma se non vi piace muovervi, ecco, vi faccio vedere il mio esercizio preferito. Semplicemente stendete le braccia, state in piedi, piegate un po' le ginocchia e muovetevi così. E i direttori d'orchestra vivono più a lungo di qualsiasi altra professione. Ah, io non lo sapevo, lì. Ti piaceva questo? Sì, i direttori d'orchestra vivono più a lungo, sì. Io lo chiamo bouncing, e potete trovarlo anche su YouTube, è 30 minuti, alcuni giorni 40 minuti, dei miei esercizi quotidiani, riguarda proprio il bouncing, il saltare, il saltellare, ma lo faccio su una macchina che genera delle vibrazioni, 50 cicli al secondo, muovo anche le mie braccia. E questo esercizio mi dà energia, io mi sveglio pieno di energia e quando finisco a fare esercizi sono ancora più energetico per il giorno, per la continuazione della giornata. E la cosa poi importante è la dieta. Io ho davvero una dieta molto stretta. Io mangio l'equivalente di 20 porzioni di frutta e vegetali. E quindi non è che devi mangiare chili di frutta e verdure. Lo potete fare anche con questa polvere concentrata, dove ci sono anche questi antiossidanti concentrati, ma è l'equivalente di 20 porzioni di frutta e vegetali. La mia colazione consiste in 58-60 grammi di proteine, e proteine in ogni caso. Poi, più tardi nella giornata, mangio altri circa 50 grammi di proteine
e poi un altro paio di cucchiai di gelatina di manzo. Poi mangio almeno una porzione al giorno di un cibo con alto contenuto di proteina. E può essere di manzo, di pollo, di pesce. Io amo ad esempio il salmone e le sardine per circa 120 grammi al giorno. E poi anche tutte queste porzioni di frutta vegetale in modo concentrato, come vi ho detto, ma mangio anche della frutta e dei vegetali normali. Mi piace ad esempio anche il succo di mela. Bevo anche un paio di caffè durante la giornata. E poi bevo molta acqua che è rapportata al mio peso corporeo. Quindi questo è uno stile di vita salutare. E quanto spesso bevi acqua? Frequentemente. Io inizio la giornata, la mattina, prima di fare esercizi, bevo un bicchiere d'acqua pieno. E poi ecco, un'acqua che ho testato che sia buona. E poi durante la mattinata ho altri due bicchieri d'acqua. Poi sempre nella mattina mi piace avere il caffè e poi anche un altro bicchiere d'acqua. Questi condivide col pubblico, anche non l'abbiamo condiviso fino adesso. Quanti anni hai? 88 anni che ho fatto 2 settimane fa. Bene. Mi piacerebbe anche sapere dove possiamo trovare questi oli essenziali, che ha detto che basta metterli per 30 secondi in certi posti ed va a prolungare i telomeri. Se voi andate sul mio sito, potete andare sul mio sito dove troverete quello che io chiamo la Bliss for Health, cioè benedizione per la salute. Mi piace tutto quello che hai detto, che non riguarda solo il vivere a lungo, ma anche la qualità di vita. Tu ti sei concentrato proprio a essere libero dal dolore. Ma ancora non vi ho descritto la mia creazione preferita. Sì, no, adesso lo vogliamo conoscere. Abbiamo 6 minuti, fallo. 30 anni fa ho avuto un'immagine dei chakra, sono i centri energetici del corpo. E ho pensato, bene, devono essere collegati all'energia della Terra per il modo in cui sono. E quindi ho scritto che il primo chakra sarebbe stato 7.3. Ma le persone che erano con me mi hanno detto, sì, è vero, ma noi non siamo tutti cloni, siamo tutti uguali. Quindi ci vuole un'approssimazione di meno 2, quindi va da 5.3 a 7.3 più 2. Quindi non ho potuto trovare però un ingegnere in passato, perché io posso credere cose sulla carta, ma ho bisogno di qualcuno che poi lo crei davvero. Ma 4 anni fa ho incontrato un ingegnere che l'ha creato per me e ha creato quello che noi chiamiamo Chakra Sweep PEMF. I PEMF sono stati utilizzati da più di 20 anni e sono utilizzati per tante cose. Una persona sana ha un meno 70 millivolt di carica. Ho detto ok, sono pronto. E poi ho fuoco che sono meno 60, meno 70. E quindi se noi abbiamo meno 50, meno 70 è protettivo, mentre se va ancora più giù è sottoprotettivo. Quindi abbiamo iniziato a usare questi chakra sweep per vedere quello che poteva accadere con i radicali liberi. Quindi abbiamo invitato le persone a rimanere in una stanza con questo apparato per 1 ora alla settimana per 4 settimane, proprio avere una media settimanale. E abbiamo misurato non i telomeri, ma l'adrenomedulin, che praticamente indica la reazione biochimica che avviene in una persona allo stress. E una persona sana è tra 1 e 10, ma i miei pazienti media avevano oltre 150. Nel fare questo, solo per
mese, questo è sceso del 50%. Ma poi abbiamo provato anche per 3 ore per ogni volta e abbiamo iniziato a esaminare il sangue e abbiamo visto anche i radicali liberi e con un'esposizione di un'ora gli indicatori di infiammazione sono scesi l'80% e i radicali liberi erano scesi il 40% solo con un'ora, non era male. Poi ho pensato, vediamo cosa fa questo al cervello tramite un elettroencefalogramma, perché si produce onde gamma, e quindi ho messo questo apparecchio vicino alla testa, non toccandola, e quindi questo ha portato il cervello a entrare nella frequenza delle onde gamma, e sono 40 cicli per secondo. E poi è stato scoperto alcuni anni fa che questa stessa frequenza è nei monaci buddisti che meditano 8 ore al giorno. E noi siamo riusciti a farli arrivare nelle onde gamma in alcuni minuti. E poi ho provato a trattare 10 persone che da tanto tempo avevano mal di testa, con più di 10 anni che hanno avuto questo tipo di dolore, quindi l'uso di farmaci. E posso dire che in questo mese stiamo completando i 3 anni nei quali loro sono liberi totalmente dai farmaci e sono stati liberati da questa prigione. E hanno recuperato i loro bambini, la loro famiglia, i loro lavori. E tra di questi vi era un uomo che aveva avuto una grande operazione, quindi aveva avuto questi dolori per tanto tempo, ma dopo si è liberato completamente. Quindi anche con questi successi, però i centri di trattamento non erano interessati perché loro trattavano le persone da 1 a 5 mesi e avevano 17% di riuscita. Invece noi in un mese avevamo il 100% dei risultati. Ma noi abbiamo continuato e lo chiamiamo Shili Soren Gamma PEMF, e proprio solo 2 giorni fa abbiamo avuto il brevetto approvato. Congratulazioni per questo. Dottor Norm, devo dire che abbiamo quasi finito il tempo e so che tu hai così tanto più da dire e quasi esito a chiedertelo perché so che sei molto impegnato. Ti piacerebbe tornare durante quest'anno per un'altra trasmissione con noi? Certamente lo farò. Io amo parlare alle persone, sì, perché io so che noi abbiamo appena toccato la superficie e so che anche voi, tu avrai nuove ricerche per quel momento, quindi è assolutamente affascinante ed all'avanguardia e davvero sono orgoglioso di te, sono orgoglioso che tu sei nella nostra vita. Bene, io potrei dire anch'io, grazie, e adesso tutti quanti muoviamoci verso un 2021 normalizzato. Questa è la cosa migliore che potevi dire. C'è qualcos'altro che vorresti dirci infine? Potrei dire che la cosa più importante è pensare in modo salutare e distaccarsi da quelle cose che non si possono cambiare. Io non posso cambiare il tempo, il governo, ma io posso cambiare le mie abitudini e comportamenti. È un modo bellissimo per chiudere, e davvero parleremo di nuovo con il dottor Norm, e so che noi abbiamo finito il tempo, e so che molti stanno dicendo continuate, continuate, lo faremo, è affascinante. Adesso è tempo di pausa, giusto? Sì, 10 minuti di pausa, e ci vediamo presto.
Bentornati dalla pausa. Lì, quello che ho trovato così affascinante con quello che Norma ha condiviso con noi è proprio quello che abbiamo sentito nella canalizzazione, che dice che la paura ferma la guarigione. E questo, lui ci ha mostrato questo esattamente attraverso quell'esperimento. Sì, io stavo pensando anche che proprio in marzo o aprile, davvero molto all'inizio del 2020, Kion disse che potenzialmente ci sarebbero state più morti a causa della paura del Covid che rispetto ai morti causati dalla malattia stessa, perché questo è quello che fa la paura, perché rende le persone ansiose. E sono cose davvero profonde e non vedo l'ora di vedere il dottor Norm qui di nuovo, e ha così tanto da poterci dire di più. E ci ha anche detto, dopo che era finita la trasmissione, che c'è qualcos'altro che vuole condividere, che è davvero fisico, non è medico, e che ha a che fare con la guarigione del cuore. Quindi ecco, ci arriveremo la prossima volta. Quindi adesso procediamo nel cerchio dei 12. E mentre ci prepariamo ad entrare nel cerchio dei 12, iniziamo onorando il nostro viaggio che ci ha portato a questo esatto momento. Prendetevi un momento per onorare e ringraziare in modo silenzioso i vostri antenati, tutti coloro che avete amato e avete perso. E vi invito a sentirli con voi proprio adesso, celebrando la vostra magnificenza. La vostra anima è eterna ed esiste ovunque. E anche da nessuna parte, allo stesso tempo. È energia pura, multidimensionale, sacra, oltre ogni qualsiasi cosa che potete immaginare. E la parte d'amore della vostra anima è quello che sentite e percepite. Voi avete l'abilità di integrare la vostra anima. E mentre continuiamo nel cerchio dei 12, affermiamo la nostra volontà di connetterci con il Dio interiore. Io do il permesso di sperimentare la grandezza della mia anima. Io do il permesso di sperimentare la grandezza della mia anima. Io do il permesso di sperimentare la grandezza della mia anima. Io sono pronto. Saluti, miei cari, io sono Kryon. Avvicinatevi. Venite più vicino. Voglio raccontarvi qualcosa di molto profondo, reale e vero. La maggior parte di voi che sta ascoltando adesso lo sta facendo di proposito, vale a dire che anche se questo episodio in particolare è quello che verrà visto di più in quanto è il primo del mese, voi siete qui di proposito. Sono solo pochi di voi che si trovano qui per, come dire, dare un'occhiata. La maggior parte sono qui di proposito perché questo è un momento di guarigione. In queste meditazioni del cerchio dei 12 accade qualcosa che vi ho detto che sarebbe accaduto. Nei mesi che abbiamo fatto queste meditazioni, io vedo, ho visto coloro che ne sono stati toccati, cambiare, guarire, per via di ciò che hanno scoperto, per via della coscienza che inizia a sposare le modalità che vengono esposte. Molte volte la coscienza da sola, quando una persona capisce che attraversando il ponte entra in ciò che è il suo sé magnifico, un luogo che non vi hanno neanche mai detto che fosse lì.
Quindi la cosa importante che voglio dirvi adesso è questa. E se il Creatore potesse chinarsi e sussurrare al tuo orecchio adesso, se fosse così, se poteste avere una comunicazione così potente, o attraverso la preghiera, o attraverso qualunque modalità, che semplicemente per un momento, solo per un momento, il Creatore potesse scendere giù e con una voce davvero bellissima e dolce, che sia femminile o maschile, come vi piace di più, sussurrasse qualcosa nel tuo orecchio. Cosa sarebbe? E ve lo dico io cos'è. Il Creatore vi direbbe: avvicinati. E questa è la richiesta dall'altro lato del velo per ciascun essere umano sul pianeta. Avvicinarsi è una metafora, naturalmente. E significa avere la consapevolezza di chi siete, che vi permette di avere una relazione più intima con chi vi hanno detto che non potevate averla. Le meditazioni del cerchio dei dodici sono la costruzione di un'energia di permesso, un permesso che voi avete e create, che va oltre ciò a cui siete abituati o qualunque cosa che vi hanno detto che potevate fare. Lo abbiamo già detto. Anche i guaritori, quelli che sono stati nel lavoro spirituale, nel lavoro metafisico, o in qualunque di questi campi di cui sto parlando, gli spirituali, i meditatori, la maggior parte di essi vi dirà: io so cosa ho a disposizione, sono uscito dal mio corpo, ho fatto questo e quest'altro, ma questo supera tutto. E ci sarà chi obietterà e dirà: chi sei tu, Cryon, per cambiare le regole? Voglio che capiate bene questo e che sia chiaro, così che possiate ripetere questa risposta a tutti coloro che dicono queste cose. Io non cambio nulla. Siete voi che avete cambiato tutto quando avete superato la soglia del 2012. Avete iniziato ad aprire una porta che non potete richiudere, chiamata futuro, chiamata più azione compassionevole di quanta ce ne sia mai stata. L'avete fatto voi, avete cambiato voi le regole. Secondo voi ha senso che avreste potuto raggiungere solo un certo livello e poi sareste rimasti lì per l'eternità? Quando si parla di coscienza, meditazioni, relazione con il Creatore e tra gli esseri umani, pensate di poter raggiungere solo un certo livello e poi avete fatto? È tutto? Non funziona in questo modo. C'è sempre una crescita e voi lo sapete bene. Ma con il cambiamento avvenuto nel 2012, vi abbiamo detto che la Terra stessa vi sta aiutando, la sorgente creatrice vi sta aiutando. Questo è un nuovo tempo, una nuova normalità, e apre quella porta del permesso che vi consente di vederla diversamente. Wow! Quindi dico a tutti coloro che hanno studiato per tutta la loro vita queste cose di cui sto parlando: rilassatevi per un momento e sentite se c'è davvero qualcosa di più a disposizione o no. Superate quello che vi è stato detto. Non interferirà con ciò che insegnate pensare che ci possa essere di più, perché, cari miei, voi insegnerete questo. Io lo sto insegnando adesso. Ma lasciate che passi una decade e sarà nella norma. Le persone cominceranno a capire che, andando in un certo stato dell'essere, della mente, se volete, della coscienza, che supera quel ponte che noi attraverseremo tra un momento, capiranno che questo li pone in uno stato multidimensionale in cui possono iniziare a lavorare con l'energia della loro anima e inizieranno ad incontrare tutte quelle cose di cui parliamo e parleremo anche oggi, e a fare questo tipo di cose.
Sono infinite le cose che potete fare quando attraversate il ponte. Attraversare il ponte è una metafora, la metafora dell'andare da ciò che non conoscete a ciò che conoscerete. Molte volte abbiamo utilizzato l'espressione entrare nel colore quando siete in bianco e nero. Questo vi apre la porta a ciò che non vi aspettate. E il motivo, di nuovo, è molto semplice. Voi non vi aspettate di scoprire la vostra magnificenza. E questo per via dell'educazione che la maggior parte di voi ha ricevuto, che dice che non è possibile farlo. Ed è questo che noi stiamo superando, cari miei, un essere umano alla volta, che inizia a guardarsi intorno e a capire, oh cielo, oh cielo, intendi che questo è sempre stato qui? E la risposta è sì. Dovete uscire fuori da quella scatola, da quella credenza che vi dice che voi non potete fare quello che state per fare. Immaginiamo un abisso, un canyon. Qualcuno ci mette anche un po' d'acqua dentro per creare del movimento. Ma in verità, miei cari, è una metafora della separazione. Questo tipo di metafore sono con voi da sempre. Sono nella maggior parte delle vostre scritture. Cercatele. È la definizione di una separazione tra la vostra realtà e la realtà che si trova lì, dall'altro lato del velo. In molti romanzi, nella letteratura, nelle leggende, nei poemi, c'è il marinaio che deve attraversare un grande mare per raggiungere magari un altro continente, un'isola, per trovare la magia che sta cercando. In quelle storie, questa è la stessa metafora. Solo che in quel caso si tratta di un oceano. Devono salire su una barca, sospendere il loro credo e cercare le cose che stanno cercando, a volte un tesoro, ma non lo troveranno sulla sponda in cui si trovano. Queste sono metafore che avete sempre avuto. Ed eccola di nuovo. C'è un abisso lì e un ponte è stato allestito per voi. Un ponte che forse ha anche il vostro nome sopra. Un ponte che è stato progettato e creato da voi, che sosterrà voi o molti, ma è solo per voi, è nella vostra mente. E vi chiediamo di attraversarlo per andare verso l'ignoto. È l'inizio dell'anno e molti sono qui per la prima volta ad un programma come questo. Altri sono stati qui tantissime volte e sanno cosa sta per arrivare. Il passaggio da ciò che conoscete all'ignoto è ciò che state per fare. E mentre attraverserete quel ponte, raggiungerete la sua metà e scoprirete di non poter vedere oltre quella nebbia vorticante. La nebbia è una metafora che blocca ciò che dovrete apprendere invece di mostrarvi in anticipo ciò che vedrete. Questa è più che una metafora, è la natura umana. Quando andate a scuola, e magari siete ai primi anni della scuola superiore, e per caso vi trovate a vedere dei libri di testo di quelli che si stanno per diplomare, li guardate e dite, oh cielo, non riuscirò mai ad imparare questo, è troppo complicato. Potreste dire a voi stessi, non ce la farò mai, è troppo difficile. In questo modo state impiantando nella vostra mente il concetto che sia troppo difficile. Ecco perché non vedrete oltre. Non è troppo difficile, ma vi potrebbe sembrare così. Venite con me sul ponte adesso, insieme. Andiamo, andiamo in quel posto, al centro del ponte, dove c'è la nebbia vorticante. Qualcuno ha addirittura messo un cancello lì, nella loro mente, senza che io vi abbia detto di mettercelo. C'è solamente una nebbia vorticante,
Questo cancello deve essere aperto. E qui c'è una metafora. Chi ha la chiave? Ce l'avete voi? Sicuramente è così. Ma solo il fatto che ci sia un cancello indica ancora più separazione. Adesso andiamo. Vi chiedo di togliervi le scarpe con tutto il vostro puro intento. E chiedo a tutti quelli che sanno quello che sta per arrivare di aiutare collettivamente tutti quelli che forse adesso si addormenteranno. Perché questo è ciò che fate. Si tratta di una strategia di sopravvivenza metafisica, cari miei, che vi fa dire: non voglio andare in quel luogo perché ad un certo livello non sono pronto. O sì che lo sei, non staresti in ascolto altrimenti. Quindi tutti insieme, con l'aiuto di quelli che stanno ascoltando, attraversiamo il ponte. Venite con me adesso. Attraversate la nebbia e avviene lo schiarimento. Appare quella nuova terra che vedete, in cui il sole risplende un po' più brillante e il clima è così bello e calmo che non possiamo neanche considerarlo come clima. C'è quiete qui e alcuni di voi scoprono che ci sono animali, uccelli sugli alberi, qualunque cosa che vi faccia sentire che va tutto bene. È un calmante per l'anima, un unguento di pace in cui siete immersi, perché qui siete completamente al sicuro, non ci sono pericoli. Guardare voi stessi e la vostra anima non è qualcosa di pericoloso, perché tutto ciò che vedete è la magnificenza che siete. Venite con me. Attraversiamo quel passaggio, quel portale. Non ne parleremo tanto perché voglio che entriate dentro la stanza e voglio parlare di più di ciò che accadrà oggi. Se siete con me per la prima volta, sappiate che la stanza non è solo una stanza, può essere uno stadio, è un teatro grande come volete, è un teatro circolare e il palco è incavato, quindi è come un anfiteatro circolare. Ci sono sedili tutto intorno al palco e voi discendete i gradini, raggiungete il palco dove c'è una sedia nel centro del palco e sapete che è per voi. Andate lì e in questo caso il pubblico è già pronto per voi. Sono pronti per voi, non arriveranno dopo, sono lì. E quando arrivate voi c'è un silenzio. Un silenzio. Perché loro sanno cosa sta per accadere. E adesso ve lo dirò. Salite sul palco e prendete posto sulla sedia, cari miei. È una sedia di onore, con il vostro nome su di essa. Ognuno si aspetta che voi sediate lì. Questa particolare sessione di guarigione è per chi di voi ha una malattia. Questa è la particolarità di oggi. Adesso vi dirò chi è il pubblico, chi è seduto sui sedili. In questo momento ci sono migliaia di persone che guardano questo programma. Cari miei, lo sapevate? Mentre andiamo in streaming dal vivo, come dice il mio partner, fluiamo dal vivo in modo divertente. Siete migliaia e ciascuno di voi si trova in due luoghi. Ciascuno di voi si trova sulla sedia, ma voi vi trovate anche tra il pubblico, perché il pubblico sono quelli che stanno ascoltando adesso, in questo momento. Anche la registrazione sarà un dal vivo con il presente, con l'adesso, accade adesso, perché le cose multidimensionali non hanno un marcatempo, cari miei, e voi lo sapete. E ogni persona presente che sta guardando e ascoltando adesso vi aiuterà con la vostra malattia. C'è così tanto potere nei numeri. Essi non allungheranno le loro mani per curarvi, cari miei, ma quello che faranno è assicurarsi che voi comprendiate che siete autorizzati a cambiare la malattia in voi e vi aiuteranno con l'energia della preghiera, della compassione, della gioia. Tutti voi siete coinvolti nell'aiutare tutti voi in questo momento. Che concetto! Sentite la connessione. Questa è la guarigione del 12.
Il 12 è davvero il numero del modo in cui le cose funzionano nell'universo. Questa è la fisica dell'adesso e voi siete connessi con tutto questo. La connessione è così profonda che ciascuno di voi, in uno stato multidimensionale, è nell'altra persona. Qualunque sia la malattia che volete cacciare, voi avete il diritto di dirle di andare via. E tutti quelli intorno a voi vi daranno il 5, vi diranno: fai bene, hai ragione, perché in questo livello multidimensionale stanno comprendendo che è fattibile. E non solo fattibile, voi avete il diritto di farlo e questo vi stava aspettando per essere eliminato. Avete capito? Avevate un appuntamento su quella sedia, adesso. Un invito da parte dell'altro lato del velo per voi, in questo momento. Curati, caro essere umano. È un tuo diritto mentre transiti in questo bellissimo, bellissimo e compassionevole luogo in cui stai andando. Facciamo che questo sia il punto di demarcazione. Se non siete convinti che questo stia accadendo, allora riascoltatelo di nuovo, mettetevi lì sulla sedia, tante volte quante ne abbiate bisogno per avere un puro intento e sapere che questo è reale per voi, perché adesso tutti voi state partecipando alla guarigione di tutti voi. Tutti. Che concetto. Vorrei che restiate lì. Rimanete lì e pensate a quello che è appena accaduto, cari miei. È reale oppure no? La vostra psiche, la vostra coscienza potrebbero fare giochetti, ma io vi dirò che è reale quanto qualunque cosa abbiate mai toccato. Toccate il volto del Creatore e magari ascoltate la parola: avvicinati. E così è.